intanto subito il Parma in maglia bianca che viene in avanti. Il pallone buono per Facchini che però alza sulla traversa. Il Campobasso risponde con azioni poco incisive ed il Parma ha ancora un pallone favorevole, questa volta con Barbuti al 25esimo. Si fa vivo il Campobasso con Ugolotti, subentrato arrebonato alla mezz'ora, il pallone però è di poco a lato. Siamo nel secondo tempo, al quarto d'ora passa il Parma, gran tiro, respinge il palo, entra Barbuti e infila 1-0. Sul rigore il pareggio del Campobasso, l'arbitro da Pozzo lo decreta per questo atterramento di Perrone e trasforma l'ex giallorosso Ugolotti. Il Campobasso raddoppia con Tacchi, con Oscar Tacchi, su calcio di punizione direttamente. Il terzo gol è merito di Cannito, abilissimo nel pescare Dore fuori dai pali. Ecco il 3-1, a Campobasso si torna a sorridere.